gente nomade e selvatica. Così era di solito definire lo scout. Non perdete occasione per lamentarti del disordine in cui regnano le nostre sedi, per prenderci in giro dicendo che cantiamo sempre le stesse canzoni. Per anni, nei rendiconti economici che esponevi a gennaio all'intera comunità, hai dato a noi la colpa della bolletta del telefono troppo alta. A sentirti parlare in questo modo, qualcuno avrebbe potuto pensare che gli scout proprio li sopportavi, ma non era affatto così. Chi ti ha conosciuto bene sa che tu molto spesso parlavi al contrario, un modo tutto tuo che negli anni abbiamo imparato a capire e apprezzare. Sappiamo benissimo quanto tenevi al gruppo scout e che ne siamo profondamente orgogliosi. In questi giorni di dolore ci siamo fermati per cercare di fare memoria di quanto è rappresentato per il Folignano 1. Vogliamo definirti un'anima umile, decisa, accogliente, fortemente protetta. Indomito testimone di quel Gesù che ti ha conquistato e seguace fedele di Maria, la cui devozione hai sempre cercato di trasmetterci. La tua frase, per noi ormai celebre, un'Ave Maria ci sta sempre bene, risuona nella testa e nel cuore di tutti noi. Amante della montagna, ambiente privilegiato per avvicinarsi a Dio, incarnavi i valori dello scautismo già prima che a Villapigna nascesse questo gruppo. Hai testimoniato quotidianamente nella tua vita tutti i valori dello scautismo: l'umiltà, l'essenzialità, lo spirito di servizio e di fratellanza universale. Ci hai insegnato a pregare, amare e servire tutta la famiglia umana, un'espressione carica di significato a te tanto cara. Caro Don Franco, con il dolore nel cuore oggi siamo qui per dirti grazie. Innanzitutto perché il gruppo Scout a Villapigna è nato grazie a te, che hai risposto sì, uno dei tanti sì della tua vita. Grazie perché ci hai seguito instancabilmente anno dopo anno ai campi estivi, portando sempre la parola adatta nei momenti di stanchezza. Grazie per tutte le volte che sei arrivato a sorpresa durante le nostre interminabili riunioni di staff di comunità capi con le tue immancabili e deliziose castagne cotte. Grazie per le tue confessioni, momenti preziosi di incontro in cui ciascuno di noi si è sempre sentito accolto, capito, confortato e spronato a fare sempre meglio e sempre di più. Grazie per l'affetto che ci hai sempre dimostrato e per la fiducia che hai riposto in ciascuno di noi. Grazie anche per le volte in cui ci hai criticato o rimproverato, perché è così che un padre aiuta i propri figli a crescere. Grazie perché ci hai donato una chiesa sempre aperta, dove trovare rifugio e conforto nei momenti di smarrimento. Una chiesa non di mattoni ma di carne. Grazie per il tuo costante e sincero messaggio di fiducia nei giovani. Vogliamo impegnarci a portarlo avanti, anche in un tempo in cui la sfiducia nei loro confronti va per la maggiore. Siamo pronti a ricominciare, facendo custodia dei tuoi insegnamenti e del tuo esempio, sempre limpido, consapevoli di essere stati dei privilegiati ad averti conosciuto, un grande dei nostri tempi. Ti vogliamo tanto bene. Buona strada, Don Franco. Dai un bacio a storia da tutti noi.